Buongiorno Domenico Angelone. Buongiorno. Lei che ruolo ricopre? Perfetto. Sono Consiglio Nazionale dei Geologi. E in questi giorni ci sono variate domande che sorgono un po', diciamo, in giro. Io personalmente risiedo a Norcia e, diciamo, quindi siamo tutti un po', diciamo, tesi da questo punto di vista. Sì, immagino. Se posso le faccio qualche domanda, quattro domande certo. Brevissime. In certo. Pratica, la previsione dei terremoti ha una percentuale di riscontro scientifico abbastanza grande da poterne giustificare l'approvazione come strumento di salvaguardia? Allora, guardi, se ci capiamo su che cos'è prevenzione, allora dobbiamo dire sì, è prevedibile, nel senso che sappiamo benissimo, e oramai è acclarato, quali sono le zone esposte al rischio sismico. Per cui noi, ecco, lei di Norcia, quindi sappiamo che Norcia è una zona ad elevato rischio sismico. Non possiamo però avere un approccio deterministico e quindi dire con esattezza dove, e quindi spostarsi di 10 km, capisce bene che insomma la situazione cambia in maniera drastica, e soprattutto non riusciamo a collocarlo con esattezza nel tempo. Però questo deve essere un problema, è un problema che deve essere superato, perché dobbiamo entrare nell'ottica che a noi poco importa se il terremoto fa domani mattina o dopodomani. Noi sappiamo che c'è un rischio in una determinata area e dobbiamo avere un approccio diverso al problema, in maniera assolutamente diverso rispetto a quello che abbiamo avuto fino ad oggi, e con un approccio culturale completamente rivoluzionato. Perfetto. Però, diciamo, ai dati di oggi è impossibile, diciamo, determinare il giorno, l'ora o comunque la giornata in cui ci sarà un terremoto catastrofico. Su questo vorrei essere chiaro e anche togliere ogni dubbio riguardo anche a delle cose che abbiamo letto nella rete, congiunture astrali o addirittura eventi meteo particolari. Non ci sono influenze di questo genere, e quindi diciamo che le variabili invece che concorrono al verificarsi di un evento sismico sono talmente tante, che riguardano una cinematica, una dinamica crostale molto complessa, che purtroppo ci mette in condizione di non poter collocare il terremoto con esattezza nel tempo e nello spazio. Si spera che in un prossimo futuro dei precursori sismici possano aiutarci ad affinare la previsione, però siamo abbastanza distanti da questo giorno. Perfetto. Passiamo alla seconda domanda. La zona che tutti conosciamo dell'Italia centrale ha un grado di rischio sismico tale da determinarne l'abbandono o la depopolazione di massa? Anche questo aspetto va valutato caso per caso, perché ovviamente noi dobbiamo fare conti con una radice storica e culturale che viene veramente da lontano, quindi non è possibile pensare di abbandonare i nostri centri storici, che poi sono veramente il cuore dell'Italia. Va valutata caso per caso, perché ci sono delle situazioni anche locali, anche all'interno dello stesso comune, che possono esporre ad un rischio diverso rispetto ad altre aree, e sono delle situazioni geologiche, assolutamente geologiche, che possono indicare anche all'interno del stesso comune dove magari è opportuno e necessario intervenire sia sul costruito ma soprattutto nella programmazione territoriale del domani. Quindi io direi che non è possibile generalizzare e dire abbandoniamo i nostri centri, anche perché dovremmo abbandonare tutta la dorsale appenninica e nemmeno risolveremo nulla, perché comunque le aree adiacenti, anche se non esposte ad un proprio terremoto, quindi non essendo aree sismogeneticamente attive, potrebbero risentire in maniera violenta comunque di terremoti vicini, e quindi sarebbe un problema, sarebbe lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia. Perfetto. La terza domanda: le costruzioni dovrebbero rispecchiare tre fattori chiave: l'impatto paesaggistico, la tipologia di costruzione, i materiali dell'area in questione e la sicurezza. Oppure certo, sarebbe meglio fare delle valutazioni più orientate alla sola sicurezza, praticamente intesa proprio come sicurezza della struttura? E in pratica occorre, secondo lei, trovare un compromesso tra tradizione e sicurezza, o la tradizione può essere in certi casi trascurabile a fronte di una sicurezza assoluta? Guardi, io direi che il compromesso è possibile. È possibile dal momento in cui questi tre punti che lei ha elencato corrispondono in maniera assolutamente perfetta a tre figure professionali distinte. Se noi ci collochiamo, diciamo, nel terzo punto, perché noi geologi sappiamo perfettamente dove costruire, come costruire lo diciamo ad altri, e quindi come costruire, e quando
chiaramente è un problema che interviene successivamente, quindi trovare le strategie idonee a realizzare delle strutture sicure, dal punto di vista ingegneristico, dei materiali. Noi geologi ci limitiamo a dire dove è possibile costruire, o meglio, dove ci sono rischio maggiore rispetto ad altre aree. Poi, ripeto, è possibile, sulla base di una conoscenza geologica così precisa, è possibile anche valutare costi e benefici e quindi magari fare anche degli interventi massicci dal punto di vista economico, dal punto di vista strutturale, su edifici che vale la pena salvaguardare perché hanno magari un valore storico importante. Ma sappiamo benissimo, insomma, che c'è del costruito degli anni 70, anni 80, che indipendentemente dalla normativa sismica, che diciamo se sono antecedenti o successivi a quella data, sappiamo benissimo che sono delle costruzioni che possono dei grossi problemi, quindi è opportuno conoscere bene il sottosuolo e sapere dove andiamo a collocare, dove sono collocati i nostri fabbricati e poi chiaramente coniugare il tutto con con il tessuto sociale, il tessuto culturale e ovviamente anche con la ricerca che ci aiuta anche a costruire meglio e costruire bene. Però diciamo lei quindi dice che tutto sommato è comunque possibile continuare a utilizzare pietra e cemento per le costruzioni rimanendo in sicurezza? Sono, diciamo, questo non è propriamente il mio campo perché mi occupo uno strutturista, però ci sono sicuramente delle tipologie di intervento che possono mettere in sicurezza anche fabbricati che non hanno necessariamente. No, però io parlavo proprio di costruzioni ex novo. Per costruzioni ex novo, ripeto, lo step è quello, bisogna capire prima di tutto se dove andiamo a collocare questa struttura ci sono dei rischi, perché se ci sono dei rischi e sono talmente alti, parlo di rischi geologici che non è necessariamente solo il terremoto, poi abbiamo visto l'altro giorno, insomma, sì. Una struttura che ha retto al terremoto però è venuta giù una frana, quindi i rischi ambientali sono tanti, valutiamo i rischi e valutiamo se è il caso di procedere, dopodiché procediamo e da quel momento in poi noi usciamo di scena. Okay. Quindi dobbiamo rimettere un po' insieme i pezzi del puzzle perché sono un po' mischiati e ci sono troppe commissioni e troppe omissioni che purtroppo noi geologi non tolleriamo più. Perfetto, ultima domanda. Sì. Dobbiamo aspettarci qualcosa di peggiore rispetto a ciò che è già successo o l'ultima serie di terremoti, secondo lei, diciamo, è sempre un parere personale, ovvio, diciamo, essendo più a sud e di densità minore, può essere interpretata come l'evento finale di una catena? Ma guardi, generalmente diciamo che quando un'area ha rilasciato energia per come è successo dalle Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, eccetera, diciamo che la probabilità di accadimento di un evento importante scende in maniera drastica. E tant'è che insomma il nuovo terremoto dell'altro giorno si è attivata la faglia di Campotosto, che è un po' più a sud, però dovrebbe chiudere un po' tutto il sistema. E quindi a mio avviso è difficilissimo poter fare delle previsioni così precise. Chiaramente è un evento che porterà con sé una coda con numerosissime scosse, lo stiamo vedendo in questi giorni, e purtroppo tra queste scosse, quando cominciamo a parlare di migliaia di scosse, la norma ci dice che, la storia ci dice che solitamente dovrebbe andare un po' così a scemare, però insomma non possiamo escludere che ci sia un evento importante. Chiaramente questo deve entrare in una consapevolezza di tutta la cittadinanza e chiaramente dobbiamo imparare a convivere anche con questi eventi che purtroppo fanno parte della nostra vita. Ok, però diciamo è improbabile ma non impossibile comunque un evento più grande. Assolutamente non è impossibile, assolutamente non è impossibile, questo non possiamo escluderlo. La probabilità è scesa, però chiaramente non si è annullata, quindi non ci avventiamo in previsioni, in previsioni che non possiamo ovviamente sostenere con una scientificità assoluta. Perfetto, la ringrazio della collaborazione. Grazie a lei, buongiorno e buon lavoro.